Ciao Fabiano. Ciao Stefano. Come stai? Bene, bene, te? Tutto bene, tutto bene, grazie. Sono Fabiano Cutigni, ho 22 anni e vengo da Roma. Allora Fabiano, siamo arrivati quasi alla fine. Sì, dei casting. I primi di giugno tu hai fatto i primi provini. Sono passati un po' di mesi e siamo qua. Come sono andati secondo te i provini prima? Io penso bene, diciamo, sono una persona che o mi si ama o mi si odia. Posso? Mi reputo, cioè, un ragazzo che comunque continua a seguire il suo sogno, ma al contempo... Io penso siano andati bene, insomma. Allora, Fabiano, quando hai iniziato a cantare? Ma in realtà non ho mai studiato canto, mi definisco più un chitarrista. Quindi sono prima un chitarrista e poi mia madre mi ha trasmesso la passione per il canto. E so che da domani mi dovrò svegliare senza tutti quei pensieri che mi fanno stare male. Ma in fondo andava bene, non era così male. Sai, mi ci ero abituato e li ho lasciati stare. E so che da domani mi dovrò svegliare consapevole del fatto che eri come tutte loro. Ma in fondo andava bene, mi ci ritrovava un poco. E mentre io ti guardo continuo andando a fuoco. Da cui quello che mi davi tu va meglio così. Perché da quando tu non ci sei più, vivo così. Suono da 11 anni. Ho iniziato quando andai a una sezione delle scuole medie, sezione musicale. Io in realtà volevo il pianoforte, quando mi chiesero perché quel piano, io ho detto perché fa scena. Poi ho detto invece no, mamma, non ho la chitarra, io anche io pensavo che facesse meno scena. E poi invece è diventata la mia compagna di vita per più della metà della mia vita. E visto da qui, il mondo è migliore di come lo disegnavi tu. Lo disegnavi tu. Disegnavi tu, lo disegnavi tu, lo disegnavi tu. Bene. Abbiamo rotto il ghiaccio. Raramente ho cantato quando ero più piccolo perché mi dicevano che ero stonato e che proprio mi prendevano in giro per la mia voce afona. E poi non lo so, insomma, poi mi sono appassionato e mi sono reso conto che un po' non era così. Io penso di meritarmi il banco di amici, è buffo questa situazione, perché mi diverto, cioè io mi ammazzo delle risate, cioè è una cosa troppo bella. E poi ho tanta energia, tanta, forse a volte anche troppa. Dai, non c'è un motivo del perché non dovrei, insomma. Vorrei essere il motore della tua macchina, così di colpo mi accenderai. Davvero non mi basti mai. Tu, tu dolce terra mia, dove non sono stato mai. Perché tu non mi basti mai. Davvero non mi basti mai. Io ci provo, sai, non mi dimenticare mai. Esito. Andiamo? Studio Rosso. E vediamo. Sembra tipo un gratta e vince. Adesso vediamo. Chiama tu la grafica. Grafica! Grazie. Per valutare l'idoneità dei candidati, la commissione ha tenuto conto di tutto il percorso di provini.
Crizia. Ciao. Crizia, siamo a un passo dalla puntata di sabato. Oggi scopriremo insieme se tu fai parte, diciamo, dei candidati ufficiali al banco di amici oppure no. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye. You were saying out of night, and I had enough. No, I don't wanna know where you've been or where you're going, but I know I won't be home, and you'll be on your own. Who's gonna walk you through the dark side of the morning? Mi chiamo Crizia, ho 18 anni e vengo da Roma. Ho origini filippine e canto. Io so che tu canti per strada, sei un artista di strada. Io sì, è una cosa che mi dà molte soddisfazioni. Qual è la reazione delle persone quando ti sentono cantare? La reazione delle persone è molto spontanea e questa è una cosa che apprezzo molto, perché magari una persona ti dice sei brava e non è lo stesso sei brava detto da mamma, che magari è più di parte. Certo. Quindi è già una bella cosa quando riesco a fermare un cerchio di quelli enormi. Tu hai anche un inedito, giusto? Amélie. È una canzone che descrive Amélie come la ragazza perfetta, ma sia dentro che fuori. Quella che le ragazze vedono passare, magari così, che non la conoscono, e pensano, cavolo, quanto è bella. The surface from so an indelible sky. I follow her steps, her voice coming there. There's no way I can go as fast as she can. A pink little nose, the marvelous eyes. Between two shining balls, can barely use mine. She makes me forget about myself. The fall of fantasy. I used to dream since I was kid. I don't ever see inside of us. Penso di meritarmi il banco perché penso di aver fatto abbastanza esperienza ed essere pronta a fare questo passo in avanti. A pink little nose, the marvelous eyes. Between two shining balls, can barely use mine. She makes me forget about myself. I feel a part of fantasy. I used to dream since I was. Penso di essere arrivata a un punto in cui mi servirebbe un'esperienza come amici, per dire, io ho iniziato adesso a scrivere musica e penso che in questa scuola potrei veramente migliorare tantissimo. I tuoi punti di forza? Credo di essere abbastanza espressiva, di comunicare con le persone. Io sento come se ci fosse un filo tra me e la persona che mi ascolta. Sicuramente ho tanti difetti da migliorare, sia nella tecnica che magari nel modo di stare su un palco, diciamo. Non sono abituata a un palco così importante. Crizia, tu sei tanto piccolina e anche tanto emozionata, giusto? Sì, non capita adesso tutti io mi alzo giorni. In piedi e lo studio diventa rosso.
Non ce la faccio. Ascoltami. Pensiamo a quella volta che hai avuto il coraggio di prendere la chitarra e di andare per strada a suonare. A quella volta che hai avuto il coraggio di mandare il video di presentazione ad amici. E quella volta che hai avuto il coraggio di venire ai provini. Adesso apri gli occhi e di grafica. Grafica. Sono felicissima, io non riesco a smettere di piangere. Ho ancora il cuore che mi batte fortissimo. Sono una candidata appena ce la faccio. Niente, sono una candidata ufficiale al banco di amici. Ciao. Ciao Luca, quanti anni hai Luca? 19. Sei giovane. Sì, molto. Da quanto tempo provi ad entrare ad amici? Ho fatto il provino l'anno scorso, sono arrivato in sfida contro Sebastian e quest'anno ho riprovato. Cosa è cambiato dall'anno scorso a quest'anno? Sono cresciuto molto, anche a livello interpretativo e tecnico. Comunque le correzioni che mi erano state fatte qui sono rimaste dentro la testa e quindi ho cercato di lavorare anche su quelle cose. Io faccio tutto, a me piace ballare, mi piace esprimere, mi piace stare in mezzo al palco, anche se è vuoto. Tu hai una particolarità che riesci a mixare degli elementi di back dance, sì, con sia il contemporaneo piuttosto che il moderno. Sì, cerco di contaminare il modern con la break dance piuttosto che il contrario, perché ho sempre studiato tutto, cioè ho iniziato danza classica a 3 anni, moderna a 6-7 più o meno, breaking sempre a 6 anni più o meno così e hip hop ad 11-12. Cioè andavo a fare i concorsi di moderno e vincevo, andavo a fare le gare di breakdance e manco alla prima, capito? E visto però che comunque la cosa della breakdance mi è rimasta qua, ho detto però io mi devo inventare qualcosa perché voglio fare tutte e due. E quindi ho voluto inserirla, creare il mio stile. Quando ballo, io mi sento Dio sceso in terra, veramente.
I miei punti di forza credo che siano l'originalità, forse l'espressione e l'energia. I miei punti deboli invece la pulizia e forse la costanza. Cerco di campare di danza quasi da sempre. Ho provato pure a fare il cameriere. Io mentre portavo i piatti pensavo, ma che sto a fare? Con tutto il rispetto per i camerieri e tutte le altre cose. Però la strada mia è questa. È fatta dei parquet e specchi. Studio. Quando sei pronto, chiama tu la grafica. Amici, piano piano poi, dalla sfida in poi, è diventata una sfida. Cioè, non entrare amici l'anno scorso, a me non è che mi ha fatto male, però mi ha detto, cioè mi ha fatto di cavolo, perché no? Grafica. L'esito è relativo a tutto il percorso di provini del candidato. Se pensate che il banco della scuola di amici stia aspettando solo voi, andate sul sito wittitv.it e iscrivetevi ai casting. Ciao Simone. Ciao. Sei teso? No. Perfetto. Direi quasi di no, dai. Allora, tranquillamente presentati. Perfetto. Io sono Simone Leonardi, ho 19 anni, vengo da Lugo, un paesino in provincia di Ravenna, e mi piace cantare. E ogni tanto c'è una sosta a Las Vegas, un giro in giostra, ma poi vada come vada. Il cammino del sole, I'll walk away with me, bruci le suole fino a che, finché sulla strada il profumo di viole c'è, tu cammina nel sole. Quando hai iniziato a cantare? Io ho iniziato a cantare 11 anni fa, più o meno, all'età di 8 anni. E tutto è iniziato da un viaggio in macchina, in montagna. E i miei genitori, sentendomi cantare canzoni nell'inglese da bambino di 8 anni, mi hanno invitato. Un po' maccheronico. Esatto, un po' maccheronico. E così ho iniziato a cantare, a prendere lezioni di canto. Finché ti scalterà, finché ti va, finché avrai la sensazione di essere libero, perché non c'è pietà, folla buia, e se non ce la fai più, tu guarda in su. Mi merito amici perché, essendo una scuola, non insegna solo a essere artisti, ma insegna anche a essere persone e insegna a rapportarsi con gli altri. Like a lazy notion, hug the shore, oh.
me close, swim away like a flower bend in the breeze, bend with me, sway with ease when we dance you up away with me, sway with me, stay with me. Other dancers may be on the floor, there but my eyes will see only you. Only you have the magic technique when we say I go weak. I miei punti di forza penso siano il timbro, anche se lo considero metà punto di forza e metà punto debole. Il genere, idem, quindi metà punto di forza, metà punto debole. E tanta voglia di imparare e tanta testardaggine, quindi anche quello punta di forza, ma appunto anche molto debole. I can hear the sound of your lips long before it begins. Maybe through the song you know how. Swim is smooth, swim now. È il momento dell'esito, Simone. Ok. Potrei anche dire sono felice di essere arrivato anche solo fino qui, però quando vedi i banchi, respiri l'aria e vedi lo studio, dici no, qui non mi voglio fermare. Grafica. Ciao! Ciao! Mi chiamo Greco Giulia Maddalena, per gli amici Giulia. Cosa vuol dire? È l'abbreviazione di Maddalena. Sì, io sono rumena, quindi ho due nomi e per questo mi chiamo così. Vivo in Italia dall'età di 11 anni e sono una cantautrice. Come li scrivi i tuoi inediti? Mi è venuto spontaneo cominciare a scrivere. Quando vivi delle emozioni molto forti e hai delle esperienze forti nella vita, automaticamente riesci ad esprimere le cose con molta più sincerità. Anche oggi mi guardo allo specchio e rivedo te. Mi fissi, porti il mio nome, ma non so chi sei. Solita casa, solite cose, solita me. Solita ansia, solita vita, sola con te. Venire in Italia è stato un trauma perché io stavo bene, non mi è mai mancato niente, neanche lì. Infatti la mia più grande rivincita è stata quella di essere una cantautrice oggi, riuscire a scrivere in italiano e scrivere così. Io sono molto fiera di me stessa, sono molto fiera del mio passato e sono molto fiera del bagaglio culturale e delle istruzioni che ci ho avuto. Voglio entrare in questa scuola perché mi darà l'opportunità di riuscire a farlo diventare il lavoro della mia vita e il mio pane quotidiano, e allo stesso tempo mi aiuterà nel problema che ho con la costanza e ho bisogno di qualcuno che mi bastona per studiare e per impegnarmi su quello che è veramente importante per me. Non ho un piano B. Se va male ci riproverò ancora e farò solo la cantante. E per poi farle cantare le canzoni che ha imparato, io le costruirò silenzi che nessuno ha mai sentito. Cambia voce ogni due minuti. Ma due minuti è troppo, ogni due secondi. Ogni due secondi.
perché queste cose? Sei tanto carina, quando canti, normale. Ovviamente cerco di interpretarla. A livello tecnico, ovviamente, tutti abbiamo dei punti deboli che la scuola mi potrebbe aiutare tanto a superare. E i miei punti di forza, forse il mio passato e quello che riesco a trasmettere nelle mie canzoni. Abbracciamoci più forte, perché lei vuole l'amore, poi corriamo per le strade e mettiamoci a ballare, perché lei vuole la gioia, perché lei... Sto sentendo tutto, Gianna Nannini, Emma, Alessandra Amoroso, Giusy Ferreri, tutti la sto sentendo. Che dura Margherita fino alla fine, perché Margherita è tutto ed è lei la mia pazzia. Oh Margherita, 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 adesso è mia. Margherita, 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 adesso è mio. È il momento dell'esito. No, l'esito no. Grafica. L'esito si riferisce a tutto il percorso di provini della candidata. Che era? Mi dispiace. Silvia! Ciao! Come va? Tutto bene, grazie. Sei carica? Carichissima, assolutamente. È arrivato il tuo momento. Mamma mia. Quindi io ti faccio il mio più grande in bocca al lupo. Grazie mille. Continuiamo con Silvia. Mi chiamo Silvia, ho quasi 20 anni, prossima settimana, e vengo da Rovigo, quindi Veneto. Da piccola mi avevano chiesto di fare una parte da solista in una recita scolastica, però io mi sono completamente bloccata nella serata finale, proprio così, e da lì ho smesso di cantare per circa una decina d'anni. Improvvisamente ho avuto la grande opportunità di entrare nel coro del mio liceo. E da lì è tornato tutto quello che avevo probabilmente represso, perché in realtà la musica c'era sempre stata, un po' ascoltandola, il nonno che era un tenore lirico, quindi c'era una matrice, diciamo così. Però è stato grazie a quello che mi sono sbloccata, il canto corale. To God I'm adoring, leave just like you did before. I know I said that I was sure, but rich men can imagine, boy. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. Il canto è l'occasione del riscatto. È stato proprio nel buio più totale che il canto è stata la mia candela che mi ha fatto capire che la luce vince sempre a prescindere. Da cosa ti vuoi riscattare? Diciamo che mi voglio riscattare da quel periodo della mia vita dove ho subito varie ingiustizie. Forse un po' me le sono cercate, perché vabbè,
sono molto diversa adesso da come ero quando magari ero un pochino più piccola. E adesso, attualmente, per me riscattarle significa fondamentalmente comunicare che sono rimaste semplicemente dei puntini neri sul mio foglio bianco. Non fanno altro che enfatizzare quanto bianco c'è attorno. Stuck still, not turning back. She hid around the corner and she leave on the bay. She killed Willie Kisses and for all men she played. With every bubble she stuck with her dreams and washed them away. Mi merito amici perché ho fatto un percorso su me stessa molto forte, sia a livello personale sia a livello artistico, che è ancora tutto in evoluzione. Però sento di avere la necessità di essere guidata in questo e credo che questa sia l'occasione più bella che qualsiasi persona possa avere nell'ambito della musica. The horses are coming, so you better run. Run fast for your mother and fast for your father, for your children, for your sisters and brothers. Leave your love and your love behind. You can't carry you with you if you want to survive. Il punto di forza maggiore probabilmente è il fatto che non c'è distinzione tra persona e artista. Sono caratterialmente esattamente la stessa appunto persona, così come sono la cantante. E probabilmente anche il fatto che non mi pongo mai limiti, sia nello sperimentare generi, sia nel cercare qualcosa di nuovo con la mia voce. Vorrei migliorare sicuramente la tecnica sempre di più, quindi da un punto di vista più pratico. E poi da un punto di vista emotivo sicuramente mi piacerebbe riuscire a fare più brani come Dog Days Are Over, perché di solito tendo ad essere un po' troppo cupa. E dolore hanno un confine incerto nella stagione che illumina il viso. Ave Maria, adesso che sei. Ave alle donne come te, Maria, femmine un giorno per un nuovo amore, povero ricco, umile o messia, femmine un giorno e poi madri per sempre nella stagione. Che stagione non sente. Quando canto sto benissimo, cioè provo un senso di potente libertà, libertà assoluta, che è la cosa che io ho sempre ricercato nella mia vita. Non voglio catene e quando canto è veramente l'unica occasione dove non ci sono catene che reggano. Ci tieni tanto ad amici? Sì. Come nient'altro, praticamente. Vuoi chiamarla tu la grafica? Non so fare, come, cosa devo fare? Grafica. Devi semplicemente dire grafica. Grafica!
grande. Sei stata bravissima, è vero. No, davvero, grazie. Davvero. Bravo. Grazie. Alana. Ecco. Presentati. Ciao, io sono Federica, in arte Alana, vengo da Pescara. Come mai Alana? Un nome che mi piace, ho influenze afro, black nella mia musica, in quella che scrivo, per questo che porto anche il turbante. Some people think that a physical thing define what's within. I've been there before, the lies, the sabor, so full of the superficial. Come mai canto? Non lo so perché canto, sinceramente, però lo faccio di continuo, quindi ci sarà un motivo sicuramente. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I got you, baby. Some people want time or rings, some just want everything, but everything means nothing if I. Perché ti meriti amici? Quali sono i tuoi punti di forza e quali invece le cose sulle quali vorresti lavorare? Faccio della musica la mia vita da sempre e so che Amici è una scuola e io ho ancora tanto da imparare, soprattutto tecnicamente penso, perché quando canto, quando suono io vado solo di petto. Mamma raga, sei tu mi dè, mamma raga, mamma ne belletingo, mamma raga. So che si può lavorare su alcune cose che magari io non ho mai studiato, però è anche un palco, quindi io che scrivo i pezzi miei, in questo modo potrei comunque farmi conoscere e farli ascoltare, perché sono qui per farmi sentire più che altro. Mamma raga, mamma never let you go. È il momento dell'esito, lo studio diventa rosso. Hai un portafortuna, Lana? Sì. Qual è? Questo. Allora stringilo forte tra le mani. Grafica. Per valutare l'idoneità dei candidati, la commissione ha tenuto conto di tutto il percorso di provini. Rebecca, hai i capelli lunghissimi, da quando non li tagli? 12 anni. Sei tesa? Un pochino. Sei calda? Sì. Il palco è tuo, mi raccomando, goditelo, eh? Sì, è il momento. Grazie. Sono Rebecca,
Ho 23 anni e vivo a Busto Arsizio, vicino a Milano. Ballo da quando sono piccolissima, anche se poi la mia infanzia è stata accompagnata dalla ginnastica artistica, che mi ha formato tanto. E poi mi sono riappassionata della danza all'età di 13 anni, da lì non ho più smesso e ho studiato danza contemporanea a Milano in un'accademia. Ho avuto l'opportunità di studiare un anno a San Francisco, all'Alonso King Lines Ballet, in un master di danza contemporanea che mi ha fatta crescere tantissimo. Danzare mi dà quella sensazione di averne proprio la necessità e ti viene qualcosa nel corpo, cioè ti viene da muoverti, da seguire quella sensazione, quel fruscio. Mi è impossibile non farlo, cioè non potrei fare altrimenti. È una cosa proprio istintiva, quindi è la cosa più bella. Assolutamente. È arrivato il tuo momento. Mamma mia. Quindi io ti faccio il mio più grande in bocca al lupo. Grazie mille. Continuiamo con Silvia. Mi chiamo Silvia, ho quasi 20 anni, prossima settimana, e vengo da Rovigo, quindi Veneto. Da piccola mi avevano chiesto di fare una parte da solista in una recita scolastica, però io mi sono completamente bloccata nella serata finale, proprio così, e da lì ho smesso di cantare per circa una decina d'anni. Improvvisamente ho avuto la grande opportunità di entrare nel coro del mio liceo, e da lì è tornato tutto quello che avevo probabilmente represso, perché in realtà la musica c'era sempre stata, un po' ascoltandola, il nonno che era un tenore lirico, quindi c'era una matrice, diciamo così. Però è stato grazie a quello che mi sono sbloccata, il canto corale. To God, I'm a door and leave just like you did before. I know I said that I was sure, but rich men can imagine, boy. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. Il canto è l'occasione del riscatto. È stato proprio nel buio più totale che il canto è stata la mia candela che mi ha fatto capire che la luce vince sempre a prescindere. Da cosa ti vuoi riscattare? Diciamo che mi voglio riscattare da quel periodo della mia vita dove ho subito varie ingiustizie. Forse un po' me le sono cercate, perché vabbè, sono molto diversa adesso da come ero quando magari ero un pochino più piccola. E adesso, attualmente, per me riscattarle significa fondamentalmente comunicare che sono rimaste semplicemente dei puntini neri sul mio foglio bianco. Non fanno altro che enfatizzare quanto bianco c'è attorno. Adesso apri gli occhi e di grafica. Grafica.
sono felicissima, io non riesco a smettere di piangere. Ho ancora il cuore che mi batte fortissimo. Sono una candidata appena ce la faccio. Niente, sono una candidata ufficiale al banco di amici. Ciao. Ciao Luca, quanti anni hai Luca? 19. Sei giovane. Sì, molto. Da quanto tempo provi ad entrare da amici? Ho fatto il provino l'anno scorso, sono arrivato in sfida contro Sebastian e quest'anno ho riprovato. Cosa è cambiato dall'anno scorso a quest'anno? Sono cresciuto molto, anche a livello interpretativo e tecnico. Comunque le correzioni che mi erano state fatte qui sono rimaste dentro la testa e quindi ho cercato di lavorare anche su quelle cose. Io faccio tutto, a me piace ballare, mi piace esprimere, mi piace stare in mezzo al palco, anche se è vuoto. Tu hai una particolarità che riesci a mixare degli elementi di l'occasione del riscatto. È stato proprio nel buio più totale che il canto è stata la mia candela che mi ha fatto capire che la luce vince sempre a prescindere. Da cosa ti vuoi riscattare? Diciamo che mi voglio riscattare da quel periodo della mia vita dove ho subito varie ingiustizie, forse un po' me le sono cercate, perché vabbè, sono molto diversa adesso da come ero quando magari ero un pochino più piccola. E adesso, attualmente, per me riscattarle significa fondamentalmente comunicare che sono rimaste semplicemente dei puntini neri sul mio foglio bianco, non fanno altro che enfatizzare quanto bianco c'è attorno. Like a train on a track, coming to bottom, stuck still, not turning back. She hit around the corner and she leave on the bay. She killed Willie Keeson. For all men she played with every bubble, she stuck with a dream and washed away down the kitchen sink. The dark days are over, the dark days are done. Mi merito amici
perché ho fatto un percorso su me stessa molto forte, sia a livello personale sia a livello artistico, che è ancora tutto in evoluzione. Però sento di avere la necessità di essere guidata in questo e credo che questa sia l'occasione più bella che qualsiasi persona possa avere, adesso da come ero quando magari ero un pochino più piccola. E adesso, attualmente, per me riscattarle significa fondamentalmente comunicare che sono rimaste semplicemente dei puntini neri sul mio foglio bianco. Non fanno altro che enfatizzare quanto bianco c'è attorno. Stuck still, no turning back. She hid around the corner and she leave on the bay. She killed William Kisses, but for all men she played. With every bubble she stuck with a dream and washed away. Mi merito amici perché ho fatto un percorso su me stessa molto forte, sia a livello personale sia a livello artistico, che è ancora tutto in evoluzione. Però sento di avere la necessità di essere guidata in questo e credo che questa sia l'occasione più bella che qualsiasi persona possa avere nell'ambito della musica. The oceans are coming, so you better run. Run fast for your mother and fast for your father, for your children, for your sisters and brothers. Leave your love and your love behind. You can't carry it with you if you want to survive. Il punto di forza maggiore probabilmente è il fatto che non c'è distinzione tra persona e artista. Sono caratterialmente esattamente la stessa appunto persona, così come sono la cantante. E probabilmente anche il fatto che non mi pongo mai limiti, sia nello sperimentare generi, sia nel cercare qualcosa di nuovo con la mia voce. Vorrei migliorare sicuramente la tecnica sempre di più, quindi da un punto di vista più pratico. E poi da un punto di vista emotivo sicuramente mi piacerebbe riuscire a fare più brani come Dog Days Are Over, perché di solito tendo ad essere un po' troppo cupa. E dolore hanno un confine incerto nella stagione che illumina il viso. Ave Maria, adesso che sei. Ave alle donne, a pink little nose, two marvelous eyes, between two shining forms, come barely a smile. She makes me forget about myself. I feel the fun of fantasy. I used to dream since I was. Penso di essere arrivata a un punto in cui mi servirebbe un'esperienza come amici, per dire io ho iniziato adesso a scrivere musica e penso che in questa scuola potrei veramente migliorare tantissimo. I tuoi punti di forza? Credo di essere abbastanza espressiva, di comunicare con le persone. Io sento come se ci fosse un filo tra me e la persona che mi ascolta. Sicuramente ho tanti difetti da migliorare, sia nella tecnica che magari nel modo di stare su un palco, diciamo. Non sono abituata a un palco così importante. Crizia, tu sei tanto piccolina e anche tanto emozionata, giusto? Sì, non capita. Adesso tutti io i mi giorni. Alzo in piedi e lo studio diventa rosso.
Non ce la faccio. Ascoltami. Pensiamo a quella volta che hai avuto il coraggio di prendere la chitarra e di andare per strada a suonare. A quella volta che hai avuto il coraggio di mandare il video di presentazione ad amici. E quella volta che hai avuto il coraggio di venire ai provini. Adesso apri gli occhi e di grafica. Grafica. E per poi farle cantare le canzoni che ha imparato, io le costruirò silenzi che nessuno ha mai sentito. La mia voce ogni 2 minuti. Ma 2 minuti è troppo, ogni 2 secondi. Ogni 2 secondi. Perché queste cose? Sei tanto carina, quando canti. Ovviamente cerco di interpretarla. A livello tecnico, ovviamente, tutti abbiamo dei punti deboli che la scuola mi potrebbe aiutare tanto a superare. E i miei punti di forza, forse il mio passato e quello che riesco a trasmettere nelle mie canzoni. Abbracciamoci più forte, perché lei vuole l'amore, poi corriamo per le strade e mettiamo già a ballare, perché lei vuole la gioia, perché lei. Sto sentendo tutto, Gianna Nannini, Emma, Alessandra Amoroso, Giusy Ferreri. Giusy Ferreri, tutti la sto sentendo. Coloriamo tutti i muri. Inizi che dura Margherita fino alla fine, eh? Perché Margherita è tutto. Ed è lei la mia pazzia. Oh Margherita, 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 adesso è mia. Margherita, 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 adesso è mia. È il momento dell'esito. No, l'esito no. Grafica. L'esito si riferisce a tutto il percorso di provini della candidata. Che era? Mi dispiace. Silvia! Ciao! Come va? Tutto bene, grazie. Sei carica? Carichissima, assolutamente. È arrivato il tuo momento. Mamma mia. Quindi io ti faccio il mio più grande in bocca al lupo. Grazie mille. Se pensate che il banco della scuola di amici stia aspettando solo voi, andate sul sito wittitv.it e iscrivetevi ai casting. Ciao Simone. Ciao. Sei teso? No. Perfetto. Direi quasi di no, dai. Allora, tranquillamente presentati. Perfetto. Io sono Simone Leonardi, ho 19 anni, vengo da Lugo, un paesino in provincia di Ravenna, e mi piace cantare.
ogni tanto c'è una sosta a Las Vegas, un giro in giostra, ma poi vada come vada. Cammino nel sole, I'm walking away with me, mi bruci le suole fino a che, finché sull'estate il profumo di viole c'è, tu cammina nel sole. Quando hai iniziato a cantare? Io ho iniziato a cantare 11 anni fa, più o meno, all'età di 8 anni. E tutto è iniziato da un viaggio in macchina in montagna e i miei genitori, sentendomi cantare canzoni nell'inglese da bambino di 8 anni, mi hanno invitato. Inventato, maccheronico. Esatto, un po' maccheronico. E così ho iniziato a cantare, a prendere lezioni di canto. Finché ti scalterà, finché ti va, finché avrai la sensazione di essere libero, perché non c'è metà, folla vogliamo, e se non ce la fai più, tu guarda in su. Mi merito amici perché, essendo una scuola, non insegna solo a essere artisti, ma insegna anche a essere persone e insegna a rapportarsi con gli altri. Cioè andavo a fare i concorsi di moderno e vincevo, andavo a fare le gare di breakdance e manco alla prima, capito? E visto però che comunque la cosa della breakdance mi è rimasta qua, ho detto però io mi devo inventare qualcosa perché voglio fare tutte e due. E quindi ho voluto inserirla, creare il mio stile. Quando ballo, io mi sento Dio sceso in terra, veramente. I miei punti di forza credo che siano l'originalità, forse l'espressione e l'energia. I miei punti deboli invece la pulizia e forse la costanza. Cerco di campare di danza quasi da sempre. Ho provato pure a fare il cameriere. Io mentre portavo i piatti pensavo, ma che sto a fare? Con tutto il rispetto per i camerieri e tutte le altre cose. Però la strada mia è questa. È fatta dei parquet e specchi. Studio. Quando sei pronto, chiama tu la grafica.
amici, piano piano poi dalla sfida in poi è diventata una sfida. Cioè, non entrare amici l'anno scorso a me non è che mi ha fatto male, però mi ha detto, cioè mi ha fatto di cavolo, perché no? Grafica. Follow steps, a voice coming there. There's no way I can go as fast as she can. A pink little nose, the marvelous eyes. Between two shining balls, can barely use mine. She makes me forget about myself. I feel the fall of fate. I used to dream since I was kid. I don't ever see inside of. Penso di meritarmi il banco perché penso di aver fatto abbastanza esperienza ed essere pronta a fare questo passo in avanti. A pink little nose, the marvelous eyes. Between two shining bones, can barely use mine. She makes me forget about myself. I feel the part of fantasy. I used to dream since I. Penso di essere arrivata a un punto in cui mi servirebbe un'esperienza come amici. Per dire, io ho iniziato adesso a scrivere musica e penso che in questa scuola potrei veramente migliorare tantissimo. I tuoi punti di forza? Credo di essere abbastanza espressiva, di comunicare con le persone. Io sento come se ci fosse un filo tra me e la persona che mi ascolta. Sicuramente ho tanti difetti da migliorare, sia nella tecnica che magari nel modo di stare su un palco, diciamo. Non sono abituata a un palco così importante. Crizia, tu sei tanto piccolina e anche tanto emozionata, giusto? Sì, non capita adesso tutti io mi giorni. Alzo in piedi e lo studio diventa rosso. Non ce la faccio. Ascoltami. Pensiamo a quella volta che hai avuto il coraggio di prendere la chitarra e di andare per strada a suonare. A quella volta che hai avuto il coraggio. Sei stata bravissima, giuro. No, davvero, grazie. Davvero. Bravo. Grazie. Alana. Ecco. Presentati. Ciao, io sono Federica, in arte Alana, vengo da Pescara. Come mai Alana? Un nome che mi piace, ho influenze afro, black nella mia musica, in quella che scrivo, per questo che porto anche il turbante. Some people think that a physical thing didn't find once within. I've been there before. So full of the superficial.
Come mai canti? Non lo so perché canto, sinceramente. Però lo faccio di continuo, quindi ci sarà un motivo sicuramente. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Perché ti meriti amici? Quali sono i tuoi punti di forza e quali invece le cose sulle quali vorresti lavorare? Faccio della musica la mia vita da sempre e so che Amici è una scuola e io ho ancora tanto da imparare, soprattutto tecnicamente penso, perché quando canto, quando suono io vado solo di petto. Mamma raga, sei giorni da, mamma raga, mamma ne dell'ettingo, oh, 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 mamma raga, sei giorni da.